Salve, bentornati nel vlog di Sorgente. Oggi vi racconto la storia di Thelma, che è una bambina spagnola nata nel 2009 e che ha conservato le sue cellule staminali da sangue cordonale alla nascita. Thelma è stata diagnosticata per un neuroblastoma quando aveva 5 anni. Il neuroblastoma è una patologia tumorale incompatibile con la vita, quindi Thelma non aveva grandi possibilità se non inizialmente grazie alle cure, diciamo, chemioterapiche o radioterapiche, alla chirurgia, che però nei casi più difficili non funziona, ed è stato il suo caso, ovvero queste terapie non hanno aiutato Thelma a guarire. Quindi a quel punto sono ricorsi alle cellule staminali. Nel 2016 lei ha fatto un ultimo ciclo di radio che non ha funzionato completamente, quindi finalmente nel 2019 hanno deciso a marzo di utilizzare le sue cellule staminali, cordonali, e dopo il trapianto di queste cellule Thelma sembra finalmente essere uscita fuori dalla patologia. Quindi ha fatto un trapianto autologo con le sue cellule, e questo accade nei casi di neuroblastoma. Anche io ho avuto nel 2008 un caso analogo di una bambina italiana che appunto era stata diagnosticata per neuroblastoma. A presto, arrivederci.